L'informazione di Metropolis, qui in studio con noi candidati a sindaco di Castellammare di Stabia per un confronto in questa campagna elettorale che ormai è entrata nel vivo e porterà tutti i cittadini stabiesi ad esprimere la propria preferenza il prossimo 8 e 9 giugno. Passo dunque subito a presentare Luigi Vicinanza, candidato sindaco del centro-sinistra. Sì, buonasera a Mario D'Apuzzo, ciao Tiziano. Presento ovviamente Mario D'Apuzzo, candidato sindaco del centrodestra. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Luigi, buonasera a Tiziano. Grazie. Allora, siamo arrivati, come abbiamo detto, siamo nel vivo ormai della campagna elettorale, ci avviamo alle elezioni dell'8 e 9 giugno, però io credo che sia necessario, diciamo, ripartire da dove siamo rimasti. Siamo rimasti nel 2022, parlo in termini politici, con lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata. Uno scioglimento che arriva però dopo una lunga fase di stabilità politica, perché sono ormai 15 anni che a Castellammare di Stabia non si riesce a completare un mandato. In questi 15 anni si sono alternati 4 sindaci, 2 di centrodestra, 2 di centrosinistra, 4 commissari, e questo è un tema cruciale per quella che sarà la prossima amministrazione. Castellammare ha bisogno di essere amministrata, ha bisogno di un'amministrazione forte che arrivi al termine del suo mandato e che tenga lontano dal Palazzo Comunale la camorra. Chiedo subito a Mario D'Apuzzo, e poi ovviamente lo stesso farò anche con Luigi Vicinanza, se questo è un tema che è stato affrontato con la coalizione e soprattutto che cosa è stato fatto finora per cercare di affrontare questo tema e cosa si pensa di fare poi dal prossimo 9 giugno per tenere fuori la camorra dal comune di Castellammare. Beh, allora, per quanto riguarda la domanda, è necessario innanzitutto fare una premessa. La premessa riguarda i 15 anni di politica a Castellammare che sono stati caratterizzati da questi arresti, praticamente scioglimenti anticipati, arresti anticipati delle amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 15 anni. Due sono di centrodestra, come tu prima dicevi, e due di centrosinistra. Una indimenticabile, ma non lo dico io, lo dice il popolo di Castellammare, i cittadini di Castellammare, quella di Luigi Bobbio, la seconda quella del centrodestra di Catano Cimino, che pur essendo stata, come dire, arrestata in maniera anticipata rispetto ai 5 anni, ma durata comunque 4 anni, è stata in certo modo fino ad oggi qualificata e soprattutto è stata riabilitata da quella che è stata la sentenza del Consiglio di Stato, che ha ridimensionato notevolmente quel provvedimento di scioglimento, rimettendo al TAR Lazio la decisione finale, dando appunto, rimandando al TAR la decisione su quelle che sono state le indicazioni della commissione d'accesso che non hanno trovato riscontro nel materiale probatorio versato negli atti. Quindi, insomma, una situazione sicuramente sub iudice ancora e ancora tutta da definire. Le due esperienze di centrosinistra invece hanno insegnato che cosa? Hanno insegnato che molto spesso si è verificato di individuare un soggetto quale candidato a sindaco per porre fine a quei regolamenti interni che nella sinistra e in particolare nel PD si sono verificati. Faccio riferimento all'anticipato scioglimento perché è venuta meno la maggioranza nel caso appunto dell'amministrazione di Nicola Cuomo, come anche in quella di Toni Pannullo. Oggi invece ci troviamo di fronte ad un progetto da parte del centrodestra. Votare per me significa votare per un'amministrazione duratura, un'amministrazione che ha in sé sintesi di quello che è il riportato, stato poi trasferito all'interno di un programma ben articolato e che tende a realizzare quella che è la visione complessiva. Chiedo di andare alla conclusione perché alla visione complessiva. Termino immediatamente dicendo che cosa abbiamo fatto. Abbiamo lasciato andare via quelli che i cosiddetti trasfughi che sono passati dall'altra parte e che venivano indicati dalla commissione d'accesso quali soggetti controindicati, e in più abbiamo anche lasciato, nel senso che abbiamo lasciato che loro candidassero appartenenti a quelle società o a quegli imprenditori che la commissione d'accesso ha indicato quali soggetti controindicati e causa di scioglimento. Quindi
voglio dire, insomma, siamo, è stato arrivati di pulizia da parte nostra. Siamo arrivati ai tre minuti che ci siamo dati come termine. Chiedo adesso a Luigi Vicinanza se il tema della stabilità politica e del contrasto alla criminalità organizzata, anche in termini di infiltrazione, è stato un tema affrontato e che cosa si pensa di fare. Ma certo, questa coalizione che mi sostiene, una coalizione ampia che ricuce le storie, le culture, le sensibilità politiche della nostra città, anche della Cerazzuoli, no? Senza negarlo, è una coalizione che si ripromette di governare per i prossimi 5 anni perché ha un progetto politico. Noi stiamo mettendo insieme storie importanti, democratici, progressisti, riformatori, laici, cattolici, moderati, civismo fortemente radicato, e la capacità di governare si dà proprio in base al progetto politico e alla necessità poi di realizzarlo, questo progetto politico. Io penso che questa coalizione ha tutte le caratteristiche, tutte le qualità per farlo. Io non voglio fare la polemica con l'avvocato D'Apuzzo, ma gli incandidabili non sono nella mia coalizione, gli incandidabili sono tra le persone che accompagnano il mio competitore. Nelle sue liste ci sono parenti stretti di incandidabili e, per citare sempre il mio competitore, l'indimenticabile esperienza del sindaco Bobbio è caduta per le lacerazioni dello stesso centrodestra. Per cui lezioni è difficile prenderle e ancora più difficile darle. Io sarei molto, ma molto cauto. E poi sul trasformismo. Io credo che tra le persone che accompagnano il mio competitore ci siano re del trasformismo. Per cui stiamo sui programmi, stiamo sulle idee e diamo una prospettiva ed una visione alla nostra città. Castellammare sta ritornando ad essere laboratorio politico, come è sempre stato nella sua storia. Passiamo adesso al secondo argomento, che è un argomento fondamentale, perché spesso le amministrazioni cercano di portare avanti la loro visione, di realizzare dei progetti, ma si scontrano con un problema che hanno dovuto affrontare tutti i sindaci che si sono succeduti a Palazzo Farnese, quello di una macchina comunale che ha delle carenze di organico, che a volte non riesce ad essere efficiente e rispondente a quelle che sono le esigenze della città. Come pensate di affrontare questo tema? Chiedo prima a Luigi Vicinanza. La macchina comunale naturalmente è un organismo delicato. Attualmente credo che ci siano 216 dipendenti. C'è la possibilità nei prossimi mesi di fare 26 nuove assunzioni proprio per rafforzare la macchina comunale. Naturalmente va riorganizzata con il consenso e la partecipazione delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori del comune, perché senza la loro adesione al progetto si riesce a fare poco. Io sono convinto che invece avranno voglia di partecipare a questa esperienza di rinnovamento. Io ho un'idea, la butto qui e, ai lettori, agli ascoltatori di Metropolis. A me piacerebbe vedere una squadra di pronto intervento di dipendenti comunali che tutti i giorni agiscano sul territorio, pronti, che ne so, ad aggiustare un marciapiede, a coprire una buca, a ripulire le cacche dei cani che purtroppo troppi padroni lasciano per la città. Una sorta di 113 della manutenzione ordinaria. Noi dobbiamo restituire vivibilità, qualità della vita alla nostra città, e naturalmente da questo punto di vista la macchina comunale è fondamentale. Poi naturalmente ci sta da affrontare la questione complessa dei grandi progetti. Chiedo adesso a Mario D'Apuzzo la stessa cosa. Come si pensa di affrontare il tema di una macchina comunale più efficiente, più rispondente a quelle che sono le esigenze della città? Allora, per quanto riguarda la gestione della macchina comunale, faccio una piccola premessa rispetto a quello che ha detto il mio competitore poc'anzi. Facciamo riferimento ai programmi e tralasciamo per un momento l'argomento più scottante che abbiamo attivato. Anche sui programmi, ho da dire una cosa, idee, promesse non rappresentano concretezza. Per quanto riguarda la macchina comunale, avere un'idea significa pensare ma non poter agire.
Votare Mario D'Abruzzo significa votare competenza anche e soprattutto nella gestione della macchina comunale. Ho grande esperienza, anche ho maturato grande esperienza negli enti sulla gestione del personale. E quello che posso dire è che queste promesse che hai fatto, mio caro Luigi, sono promesse irrealizzabili. Sì, sarebbe bellissimo realizzare una macchina, una specie di pronto intervento del 113, ma il problema è un altro, il problema che ti sfugge è il fatto che nella organizzazione della pianta organica di un ente non è più possibile assumere categoria A e B. Quindi questi servizi devono trovare il loro sfogo soprattutto nella esternalizzazione. Quello che posso dire è che quando verrò eletto farò sicuramente una ricognizione della pianta organica per stabilire quali sono gli uffici che vanno, sicuramente i settori, che vanno sicuramente rinforzati, e attraverso un'opera di modifica del fabbisogno del personale potremo stabilire quanto personale sarà possibile assumere, ad esempio, nella Polizia Municipale, che intendo rafforzare, e soprattutto anche sul terzo settore e su quei settori dove la risposta del cittadino deve essere immediata. Per quanto riguarda invece quello che poc'anzi hai detto, la squadra del pronto intervento, questa è una vera e propria utopia, secondo me, cioè non è pensabile poter fare una cosa del genere. I servizi, anche i servizi immediati, le squadre di intervento, i servizi del territorio, vanno esternalizzati per far sì che i costi del personale, che in quel caso verranno sicuramente risparmiati, saranno indirizzati verso società che hanno come loro finalità e specializzazione appunto quella di mantenere un territorio pulito, corretto, aggiustato, comodo e vivibile. Passiamo al terzo argomento e qui entriamo nel vivo dei programmi. Parliamo dello sviluppo della costa, che forse è uno dei temi più importanti, perché Castellammare, partendo dal waterfront di Via De Gasperi ed arrivando fino sostanzialmente a Fincantieri, ha delle peculiarità, ha delle prospettive soprattutto per il presente ma soprattutto per il futuro. Quindi parto da Mario D'Abruzzo e chiedo: dal waterfront di Via De Gasperi fino ad arrivare chiaramente alla costa nel centro di Castellammare, quindi a Fincantieri, che cosa immagina il centrodestra? Per decidere cosa immagina il centrodestra in 3 minuti è abbastanza difficile. Posso proviamo a sintetizzare quello che vogliamo fare, quello che faremo, non quello che pensiamo di fare. E partire proprio dal porto borbonico. Il polo crocieristico rappresenta per noi un obiettivo necessario da raggiungere. Tra l'altro, non siamo stati noi la prima volta a mettere in discussione la questione del polo crocieristico. Fu un'esperienza dell'amministrazione Bobbio che per prima portò delle navi da crociera a Castellammare. Chiaramente tutto questo rappresenta una necessità, perché è necessario proprio sviluppare il porto per creare poi le condizioni di sviluppo della zona storica, cioè praticamente di via Caporivo, di via Coppola, che dovranno però, prima di poter essere sviluppate, interessate dal mitigazione del rischio idrogeologico, sul quale abbiamo già stanziato 10 milioni di euro con la vecchia amministrazione per recuperare il cambio di destinazione di quelle botteghe che esistono lì e per poter creare le condizioni di sviluppo di quella zona. Passiamo poi subito alla spiaggia. Sulla spiaggia ci siamo già confrontati qualche giorno fa, per la verità, insomma, non è che hai detto una cosa corretta e l'hai infatti ricorretta poi in una affermazione successiva sulla balneabilità e sull'utilizzazione della spiaggia. Affermai il fatto che la spiaggia ancora non è pronta per poter essere utilizzata, tu invece parlavi di un recupero quasi del 90%, non è così, siamo ancora lontani da tutto questo. Sulla spiaggia bisognerà intervenire, siamo stati tra l'altro anche noi nel 2014 a intervenire sulla balneabilità durante l'amministrazione Cuomo, quando ci interessammo noi di individuare quelli che erano gli sversamenti quando il mare si colorò di rosso, non so se lo ricordi. Successivamente l'amministrazione Cimino è intervenuta chiudendo ben 21 sversamenti a mare che hanno dato un contributo sul recupero della balneabilità. Sul waterfront invece c'è da fare un ragionamento un po' più complesso. Dovremo intervenire presso la Regione Campania innanzitutto per verificare a che punto sta l'affidamento di quell'intervento che bisogna fare per la realizzazione dei pennelli che mitigano il rischio inondazione, che attualmente rappresenta un impedimento, un fatto ostativo per lo sviluppo di quella zona, perché impedisce sia di utilizzare le spiagge, che come già abbiamo detto saranno realizzate in maniera pubblica nel rispetto chiaramente delle direttive europee, e degli imprenditori privati
che hanno dall'altro lato della città già investito nei loro lidi. E per quanto riguarda appunto il voto, front vedremo appunto assieme a tavoli di concertazione le modalità per rendere fruibili le spiagge attraverso l'apertura di eventuali ed altri ulteriori varchi verso il mare. Il mare restituito è una grande conquista per Castellammare, e io parlo di risarcimento storico per gli stabiesi, perché per oltre mezzo secolo hanno avuto un mare bellissimo ma negato. Il mio competitore, come dire, ha dati evidentemente diversi dai miei, ne prendo atto. Partiamo però dalla questione che tu hai posto. Castellammare è la città dei due porti, Marina di Stabia e il porto borbonico. Marina di Stabia è una grande risorsa per la città, vanno completate le opere a terra che devono servire allo sviluppo e alla implementazione del turismo, cioè per ridistribuire benessere e ricchezza. Ricordo che la Giunta Cimmino, pochi giorni prima dello scioglimento per Camorra, ha approvato un piano casa, il cosiddetto PUC, piano casa che è stato immediatamente bocciato dai commissari straordinari, perché era un piano che prevedeva cemento, costruzioni, il cosiddetto partito del cemento. È stato bocciato perché non era, come dire, praticabile quel piano. Abbiamo evidentemente visioni diverse, io e l'avvocato D'Apuzzo. È bene che sia così, e gli stabiesi devono sapere che abbiamo visioni diverse. Noi dobbiamo sviluppare le attività turistiche, dobbiamo sviluppare anche il porto borbonico. Lì c'è una società che sta facendo un lavoro straordinario, e naturalmente con la presenza dei mega yacht c'è un ritorno di benessere tutto intorno al quartiere. Il centro antico ha bisogno di essere vivificato, è esso stesso un attrattore culturale con i suoi beni, con i suoi palazzi, con le sue chiese. Va messo in sicurezza, va garantito l'assetto idrogeologico. Probabilmente, io ho incontrato nei giorni scorsi molti cittadini del centro antico, probabilmente va chiusa al traffico tutto il tratto che va dall'orologio alla cattedrale, via del Gesù per intenderci, proprio per fare di quel nostro centro antico un borgo, come per esempio abbiamo a Napoli adesso nei quartieri spagnoli, oppure come è stato fatto a Bari con il sindaco De Caro. Cioè, i modelli positivi ci sono. Parliamo adesso di viabilità e vivibilità, che sono due temi che vanno a braccetto, perché Castellammare è una città, lo cantava già Pino Daniele molti anni fa, che ha problemi di traffico, che sono molto evidenti, soprattutto nel centro cittadino, e danno anche un'immagine disordinata della città. Io vi chiedo proprio su questi temi che cosa pensate di fare per garantire una maggiore vivibilità di un territorio che ha evidentemente enormi potenzialità di sviluppo. Quindi questa volta parto da Luigi Vicinanza. E Castellammare in qualche modo è vittima della sua estrema bellezza. Il traffico, la gente viene dal comprensorio proprio perché Castellammare è bella e ha tutta una serie di attrattive straordinarie. Naturalmente tutto questo va regolato e va governato. Il tema dei parcheggi è una questione emergenziale, va risolta al più presto. Nessuno però ha la bacchetta magica, non è che si creano i posti auto così dalla sera alla mattina, ma sicuramente si può ampliare il parcheggio che è alle spalle della stazione della Ferrovia dello Stato. Lì appunto fu fatta una convenzione in tempi passati da una giunta di centrosinistra, va attuato e va, come dire, creato nuovo spazio con l'accesso su via Raiola. Altri parcheggi si possono creare se si completano le opere a terra a Marina di Stabia, perché anche lì bisogna chiedere a Marina di Stabia di creare parcheggi per chi viene da nord. Altri parcheggi vanno creati sulla collina di Varano, lì dove c'erano le nuove terme. È previsto anche nel progetto per il nuovo ospedale, va fatto il collegamento con l'ascensore tra la stazione della Vesuviana e sulla collina di Varano, proprio per favorire questo collegamento. Va fatta una battaglia con la EAV, con la Vesuviana, va fatta una battaglia perché si ripristino tutta una serie di stazioni intermedie che ci sono a Castellammare, da Ponte Persica a Pozzano.
Questo deve essere chiaro, va fatta una battaglia perché ci sia una linea metropolitana che snellisca il traffico, vanno istituiti, secondo me, una serie di bus elettrici piccoli, quelli a 22 posti che possono muoversi facilmente per favorire i collegamenti tra i quartieri periferici e il centro cittadino, tra per esempio il centro, le ville di Varano e la Reggia di Quisisana. E io anche qui lancio una proposta che so che ha delle complicazioni, ma vanno creati spazi nell'area portuale. I silos attualmente sono vincolati dalla sovrintendenza, anche lì va fatta una interlocuzione con la sovrintendenza, dovrebbero essere abbattuti per creare una grande piazza a mare. Abbiamo esempi a noi vicini che ci dicono che con impegno e con dedizione e con intelligenza si può fare una straordinaria piazza a mare, nuovo spazio. Mario D'Apuzzo. Beh, più volte Luigi ha fatto riferimento alla realizzazione di opere utilizzando il condizionale. Questo è uno degli effetti collaterali di questa coalizione così di ampio raggio, perché non trovano chiaramente convergenze sulle soluzioni. La testimonianza, la dimostrazione, la strimensita, come dire, lo strimensito programma che hanno, che praticamente parla in generale di linee, cose, linee guida, ma assolutamente di concreto non c'è nulla rispetto a noi che abbiamo presentato un programma con oltre 54 schede, dove i progetti per i parcheggi sono non sottoposti al condizionale, ma saranno un imperativo categorico per noi. E abbiamo anche, voglio dire, senza neanche girare troppo intorno al problema, anche individuato la collocazione di questi parcheggi. Vero è che, come lui faceva riferimento, c'è l'idea di ampliare quello che riguarda appunto il parcheggio già attualmente in essere, che sta su Piazza Ferrovia, ma attenzione, sappiamo, non c'è bisogno di dire vedremo, ma sappiamo già dove poter eventualmente creare un nuovo parcheggio sulla zona di Marina di Stabia, cioè l'ex Avis, faccio un esempio, che è un appezzamento di terreno mai sottoposto a un interesse vero da parte delle amministrazioni di sinistra. Mentre invece faceva riferimento al parcheggio collinare del vecchio Solaro, quello che praticamente dovrebbe essere realizzato, ma che sarà realizzato, ed è stata una proposta proprio del centrodestra uscente, quello di legare la realizzazione dell'ascensore come standard urbanistico al consenso sulla realizzazione della doppia tratta, del doppio binario. Quindi è un'idea della vecchia amministrazione, non certamente della sinistra. Quello si farà tranquillamente. Poi riguardo invece un progetto che abbiamo, e qua il condizionale è d'obbligo perché ancora in una fase embrionale, abbiamo il grande intervento di 255 milioni su Fincantieri, quindi il ribaltamento verso il mare della struttura, che potrebbe, anzi potrà sicuramente liberare spazi enormi su Piazzale Amendola, e lì potrebbe essere creato un vero e proprio mega parcheggio con il capolinea che consente non solo la fermata dei mezzi pubblici, ma anche il famoso allargamento della villa comunale, che dovrà andare, dalla zona dell'acqua della Madonna arrivando fino a Marina di Stabia. Insomma, sono interventi sicuramente faraonici, ci crediamo, e li porteremo sicuramente a buon fine. Parliamo adesso di quartieri. Sono in corso gli sgomberi al Rione Savorito, che sarà interessato da un progetto di riqualificazione da 22 milioni di euro per la ricostruzione di alcuni vani. Parliamo anche del Rione San Marco, dove da anni ovviamente è in corso la discussione sul sottopasso di Via Cosenza, sul recupero di Villa Gabbola e tanti altri temi. C'è anche la questione del CMI, dove ci sono delle criticità per quanto riguarda le palazzine, gli ACP. I quartieri di Castellammare hanno bisogno di un'attenzione particolare, ovviamente tutti gli altri, perché c'è bisogno di recuperare degli spazi urbani fondamentali per il territorio. Partiamo questa volta da Mario D'Apuzzo. Beh, hai fatto riferimento a questa drammatica vicenda che oggi sta interessando Castellammare, drammatica perché vede 9 famiglie che praticamente stanno per essere, o qualcuna già è stata fatta, sgomberata dall'istituto che è stato occupato per oltre 40 anni. Beh, voglio dire, è una situazione dove bisogna, sì, è vero, riproporre, ripresentare la legalità in quelle zone, però altrettanto vero che il disinteresse per 40 anni di una
se vogliamo fare i conti, insomma, sono 26 di centro-sinistra e solo 6 di centro-destra, non è giusto che subiscano gli effetti di questa conseguenza. Ho sentito parlare l'altra volta in un articolo di stampa, un intervento congiunto tra Vicinanza e Gaetano Amato, onorevole dei 5 Stelle, della necessità di garantire il minimo di salario. Una cosa assolutamente assurda quando c'è il problema all'interno di Castellammare, della nostra città, di tutelare fasce deboli che addirittura il salario non ce l'hanno proprio. Quindi, insomma, anche in questo caso sarebbe stato forse più opportuno pensare a un fondo di solidarietà per queste famiglie, per aiutarle a uscire da questa zona, da questo limbo, insomma, di difficoltà, per poter trovare delle soluzioni. Ma ritorniamo un'altra volta al problema dei quartieri. Io amo chiamarli quartieri, non periferia. Sì, nel nostro programma ci sono previsti numerosi interventi a sostegno, appunto, dei quartieri. Faccio il primo intervento, forse è quello che farà più rumore tra la nostra, come dire, la nostra contrapposizione, la questione del sottopasso nel rione San Marco. La nostra ferma opposizione è palese, ma da sempre, da quando nel 2019 abbiamo nella conferenza dei servizi detto a parole chiare: il sottopasso non si farà, e l'abbiamo dimostrato attraverso la realizzazione di una lista che non ha un effetto, uno slogan propagandistico, ma è un vero e proprio contratto che abbiamo proposto agli elettori proprio per impegnarci su questo. Sarebbe, ove mai, certamente vinceremo le elezioni, avremo tra di noi rappresentanti di quella lista che certamente non potranno sottrarsi. Non so se potrei dire tu lo stesso. In ogni caso, l'intervento, come dire, il nostro sottopasso è un fatto assolutamente certo. Poi, per quanto riguarda interventi, la riqualificazione dello spiazzo antistante al San Marco. Pochi giorni fa mi sono incontrato in un incontro privato con il presidente della USAB, con il quale abbiamo discusso anche sulla necessità dello stadio, soprattutto di creare quelle condizioni necessarie affinché la USAB possa anche sfruttare attraverso project financing quella struttura e possa essere di sostegno alle casse, appunto, della squadra stessa. E non solo, altri interventi l'abbiamo predisposti negli altri quartieri della città. Faccio un esempio, l'ultimo che c'è stato, quello del Campo Siani, con la presenza del ministro a garantire, appunto, la realizzazione di quel campetto ma comunque, insomma, in ogni caso anche siamo arrivati ai 3 minuti. Vicinanza. L'avvocato D'Apuzzo, come tanti lettori, si ferma evidentemente soltanto ai titoli a proposito della conferenza stampa tra me e l'onorevole dei 5 Stelle Gaetano Amato, perché quel salario si riferisce alle ditte che eventualmente dovessero vincere l'appalto del comune. Non stiamo parlando di reddito di cittadinanza, per cui no. caro Mario, come dire, hai sbagliato argomento. È tutt'altra questione, ed è questione che sta affrontando in questi giorni anche il comune di Napoli, per cui, come dire, guarda bene le cose che diciamo. Per quanto riguarda i quartieri, io ho due proprio velocissime proposte, perché poi c'è un altro tema su cui mi voglio soffermare. Per quanto riguarda i cantieri metallurgici, va restituito anche lì il mare agli abitanti dei cantieri metallurgici, abbattendo i muri che costeggiano la ferrovia. I ragazzini che scavalcano i muri per andare a mare è una scena che non dobbiamo più vedere. Altro tema, sempre per quanto riguarda gli impianti sportivi, lì a Ponte Persica, già previsto una palestra nella scuola densa. Cioè, ci sono interventi importanti, c'è la riqualificazione del Savorito, che è stata già avviata dai commissari prefettizi, ma sul no al sottopasso bisogna essere molto, ma molto chiari. Io dico no al sottopasso, e lo dico con grande fermezza, con grande sicurezza. Io sono un uomo libero, e se dico no al sottopasso, è no al sottopasso. Per quanto riguarda poi dopo la storia del sottopasso, qua ci stanno le carte. Qua ci sono le carte. Qua c'è un verbale del Consiglio Comunale del 14 maggio 2019, esattamente 5 anni fa. Il sindaco era Gaetano Cimmino. E questa delibera del Consiglio Comunale approva il raddoppio del binario, ed è dunque l'atto anticipatore del sottopasso. Se il sindaco Cimmino e la sua amministrazione e i suoi consiglieri non avessero approvato
questa deliberazione 2019, 5 anni fa, del sottopasso, noi oggi non parleremmo. La responsabilità del sottopasso è tutta del centrodestra, della giunta Cimmino, che ti affianca, di cui tu sei un naturale, come dire, prosecutore, esecutore. E dunque la responsabilità è qui. Ci sono pure. E qui, dopo vi do, vi fate le fotocopie, vedete, è una, come dire, sono 200 pagine di delibera, qui ci sta, come dire, tutta la parte iniziale, per cui il no al sottopasso, caro D'Apuzzo, ma perché vai dicendo il no al sottopasso? Lo avete creato voi il problema, lo avete creato voi, e adesso lo volete buttare addosso a me? No, no, non funziona così. Non funziona così. Su questo argomento e andiamo avanti, parliamo di politiche giovanili, perché in questi due anni si è parlato tanto di giovani, giovani che sono costretti ad andare via, giovani che non hanno spazi aggregativi in città. In entrambe le coalizioni, devo dire, ci sono molti giovani candidati, però io mi chiedo, nei vostri programmi che cosa c'è per cercare di dare ai giovani una città a loro misura, o quantomeno più a loro misura rispetto a quella che è adesso. Parto da Luigi Vicinanza. C'è stato un recente sondaggio fatto da un'associazione giovanile stabiese. Hanno ascoltato oltre 1200 ragazzi tra i 18 e i 29 anni. Il 70% degli intervistati da questa associazione giovanile mette nel conto di andare via da Castellammare, il 70%. È un disastro sociale, culturale, economico e familiare. Naturalmente il comune non è che ha grandi poteri, enormi poteri per fermare l'emigrazione giovanile. Però io dico sempre, se riuscissimo a trattenere soltanto uno di questi ragazzi che ha messo nel conto di andare via, faremmo un grande successo. Come? Creando delle condizioni di qualità della vita migliori, attirando investimenti, e ci sono le condizioni per attirare investimenti da grandi investitori. Io in questi giorni ho visto qui a Castellammare una serie di eccellenze che richiedono soltanto, come dire, un miglioramento delle condizioni, della qualità della vita, per poter fare assunzioni, per poter trattenere giovani. Naturalmente il tema forte è anche quello, come dire, delle attività culturali, riuscire a fare attività culturali che implementino la presenza giovanile, che creino esse stesse queste attività culturali occupazione. Quando si parla di cultura si pensa sempre a qualcosa, come dire, un po' snobistica, no? Un lusso. Invece no, l'attività culturale può creare, crea lavoro. Io l'ho visto nella mia attività di presidente della fondazione a Ercolano, crea lavoro e trattiene i giovani. Noi, questo è lo straordinario lavoro che dobbiamo riuscire a fare, salvare i cervelli, far trattenere i cervelli. Mario D'Apuzzo. Ruberò ai miei 3 minuti solo 20 secondi perché è necessario replicare un attimo solo alla questione del sottopasso. Quel documento che ha mostrato Luigi è una delibera di consiglio comunale votata anche dal PD, ma non riguarda il sottopasso, non è vero, è una bugia che vogliono propinare, quella là della necessaria realizzazione del sottopasso sul doppio binario. Sì, la puoi anche tranquillamente, lo dovrei dire forse a coloro i quali hai oggi nelle liste. Ecco perché tu dici io non dirò mai sì al sottopasso. Tu sei intellettualmente onesto e ti credo. Il problema è che parli in prima persona, perché non puoi garantire la stessa cosa per coloro i quali sono nelle tue liste. Io invece ho fatto una lista, no al sottopasso, quindi noi diciamo no al sottopasso, punto. Per quanto riguarda le politiche giovanili, allora, grande interesse sulle politiche giovanili, chiaramente insomma il nostro intervento sulle politiche giovanili non è teorico, non è sempre rappresentato con il condizionale, ma faremo e abbiamo fatto. Gli interventi a cui lui faceva riferimento prima, Denza e questo, sono tutti progetti realizzati non dai commissari, ma sono stati progetti finanziati, cantierati dall'amministrazione precedente.
faccio riferimento ad esempio all'intervento sul Denza, faccio per esempio riferimento al campetto Siani citato prima, laddove c'è stata anche la visita del nostro ministro. Ma per quanto riguarda poi, nulla sento dire per quanto riguarda la possibilità di lasciare i cervelli, si dice, ma non si dice nulla nel programma di come operare in questo senso. Noi invece siamo stati un poco più concreti. Abbiamo visto che è necessario, e in questo caso sfruttando anche gli immobili confiscati alla Camorra proprio per fare legalità, abbiamo pensato di ideare i cosiddetti incubatori di impresa. Cosa sono gli incubatori di impresa? Sono delle attivazioni di start-up per i giovani che vogliono rimanere nel nostro territorio ma che non hanno la possibilità economica di poter fare impresa, di poter fare artigianato nella nostra città in locali messi a disposizione dal comune senza alcun costo aggiuntivo. Anzi, addirittura attraverso questi locali che saranno anche predisposti per una serie di attività e potranno essere utilizzati per un massimo di 2 anni per poi liberarli a favore di altri ragazzi che avranno la stessa capacità. È bello poter pensare di impiantare un albero per ogni nascita. Il problema è che bisogna... benissimo, ma nulla dici però come stimolare, cioè una nascita avviene in maniera naturale, il problema è lasciare quella nascita a Castellammare, su questo voi non dite niente. Adesso io vi chiedo, visto che siete entrambi professionisti abituati sostanzialmente anche a fare domande per mestiere, di fare una domanda all'avversario. Quindi partiamo da Luigi Vicinanza, una domanda all'avvocato Mario D'Apuzzo. La domanda è molto semplice. Come io dico no al sottopasso al rione San Marco, lo dico per me e per l'amministrazione che eventualmente andrò a guidare, no al sottopasso. Io voglio chiedere al mio competitore se dice con altrettanta fermezza no all'autonomia differenziata tra le regioni, che come sapete è il cavallo di battaglia della Lega di Salvini e che una vera, lo dico così, non chiedo che lo dico così Mario D'Apuzzo, ma dal mio punto di vista l'autonomia differenziata è una vera schifezza perché spacca il paese. Voglio sentire dall'avvocato D'Apuzzo no all'autonomia differenziata. Ma io onestamente sull'autonomia differenziata ho avuto già modo di rappresentartelo, non ho una considerazione estremamente negativa così come tu ce l'hai. È un processo che va avanti e non difficilmente, è un no. Okay, non è un no. Difficilmente potrà essere. Dobbiamo avere invece l'intelligenza di poter governare questo processo. L'autonomia differenziata, voglio dire, l'autonomia differenziata potrebbe essere anche l'occasione per noi, regioni del sud, di poter governare questo processo di ammodernamento e indirizzare l'economia delle nostre regioni rispetto a quelle che sono le vere vocazioni, lasciando chiaramente intoccati quelli che sono i servizi essenziali, e faccio riferimento alla sanità, faccio riferimento all'istruzione, ma sui grossi temi che riguardano invece lo sviluppo, secondo me l'autonomia differenziata può, diversamente da quanto pensate voi, rappresentare una vera e propria opportunità. Ma comunque, in ogni caso, Gigi, ascolta, mi aspettavo questa domanda, me l'aspettavo questa domanda perché è la domanda che mi facesti, però questa domanda riguarda un tema di carattere nazionale. Io avrei voluto confrontarmi con te su temi del territorio. No, è chiaro, che, ti ripeto, le tue esternazioni sono sempre necessariamente riconducibili a quella incertezza programmatica che avete, dettata dal fatto di una coalizione. Prima la chiamavo Armata Brancaleone, oggi la chiamo Arca di Noè, perché imbarca un po' di tutto e quindi abbiamo la necessità, come dire, di mantenere calme le varie anime che animano la tua coalizione. Quindi insomma, ti ripeto, avrei preferito, ma ti ripeto, non mi nascondo dietro un dito, non sono un ipocrita, ritengo che sulla questione dell'autonomia differenziata, che poi tra l'altro è anche da vedere se trae origini dal centrodestra, cioè anche durante il periodo Gentiloni c'è stato un interessamento sulla... È un processo che intelligentemente va governato, non va assolutamente tralasciato, non va sicuramente ostacolato, perché se no ci troveremo di fronte a decisioni nazionali che non necessariamente proverranno dal nostro governo, e quindi insomma non avremo, non ne trarremo vantaggi e benefici.
Quindi chiedo adesso all'avvocato Mario D'Abruzzo di fare una domanda. Vedi, come era scontata la tua domanda, sarà scontata certamente, certamente anche la mia, no? Legalità, camorra, scioglimento. Devo dire, il tema dello scioglimento è un tema che a me invece fa piacere, ti dico anche perché. Perché mentre voi vi inalberate nel additarci insomma questa responsabilità, i giudici del Consiglio di Stato stanno sempre più sminuendo questa situazione. Non solo i giudici del Consiglio di Stato, ma poi tra l'altro mi chiedo, a Torre Annunziata, dove siete stati direttamente coinvolti voi sullo scioglimento, ci sono stati anche degli strascichi in sede giudiziaria che a noi invece pare che non ci siano stati, se non vado errato, no? Non c'è nessun procedimento nei confronti dei nostri. Ma tra l'altro però, e vado alla domanda, ti vorrei fare una domanda che prevede due risposte. La prima, perché questo doppio moralismo sulla questione del PD tra Castellammare e Torre, laddove ritiene di dover inserire, per dare questa parvenza di pulizia delle liste che avete, a Sandro Rotolo e invece scappate da Torre per paura che potreste essere contraddetti da un momento all'altro? E poi, un'altra domanda, cosa è cambiato nella tua considerazione di soggetti che hai dovuto imbarcare? Soggetti dai quali hai dovuto anche ritirare i veti che giustamente erano stati emessi nei confronti di alcuni candidati, che solo 3 anni prima, in un articolo della Repubblica, indicati come soggetti pessimi. Soggetti pessimi. Oggi ce l'hai con te, e non solo. Oggi conti tra le tue fila anche rappresentanti di società citate nel verbale di scioglimento. Nella tua coalizione ci sono figli di imprenditori citati nel verbale di scioglimento della commissione prefettizia, o meglio ancora del provvedimento di scioglimento del Presidente della Repubblica. Cosa è cambiato rispetto a oggi? Questa è la mia domanda. Allora, innanzitutto prendo atto che io posso dire no al sottopasso e Mario D'Abruzzo non può dire no all'autonomia differenziata, che non è tema nazionale. L'autonomia differenziata ricade immediatamente sui comuni. Il comune di Castellammare, se passa, come purtroppo passerà, l'autonomia differenziata, avrà meno risorse. Questo è il fatto, punto e basta. Per cui io dico no, io sono libero di dire no. L'avvocato D'Abruzzo, come dire, si è arrampicato sugli specchi. Che poi dopo ci siano le colpe anche del centro-sinistra, io posso dire tranquillamente che ci sono anche le colpe del centro-sinistra sull'autonomia differenziata, perché io sono un uomo libero, io non ho tessere di partito, io posso tranquillamente esprimere il mio pensiero. Non ci sta nessuno che poi dopo mi viene a fare così sulla spalla, per cui questo sia chiaro. Per quanto riguarda poi dopo la questione dei cosiddetti incandidabili, impresentabili, no, non mescoliamo le carte. Allora, lo scioglimento per Camorra l'ha avuto la giunta di centrodestra. Gaetano Cimmino, sindaco uscente, oggi è incandidabile per sentenza, sia pure di primo grado, del Tribunale di Torre Annunziata. Lui è incandidabile. Com'è incandidabile l'ex presidente del Consiglio Comunale di Castellammare, che ha nelle liste un suo parente strettissimo. La rivendicazione della camorra come valore, riferendosi al padre condannato in via definitiva per camorra, è roba vostra, non è roba mia. Questo dimostra il carattere forcaiolo che avete voi. Questo dimostra il carattere forcaiolo che ereditate da Rotolo, mio caro Mario. È di un soggetto che ha espiato la pena. Ricorda, ha espiato la pena. Facciamo un attimo completare la risposta, come abbiamo detto su entrambi gli argomenti. Io non ti ho mai interrotto, non ho perso la calma. Parla degli imprenditori che c'è nelle liste. Cosa farai quando verranno eletti? Cosa farai? Il forcaiolo sei tu in questo momento. Parla dei imprenditori. Sei tu, forcaiolo. Mi meraviglio perché fai l'avvocato, sei avvocato per assolutamente. La lista. Dovresti essere garantista. Io parlo per dati di fatto, per atti. Tu parli per sospetti. Mi meraviglia. Devo dire, mi meraviglia tantissimo. Ne prendo atto, cosa devo dire? I fatti sono quelli, tutto il resto sono sospetti, sono ombre, sono chiacchiere. E caro Mario, fermati qua. Ma rispondi, scusa, alla domanda. No, fermati qua. Cosa ne pensi? Di Lovino, cosa ne pensi? Un attimo soltanto, come abbiamo detto. 30 secondi a testa. Allora, avete 30 secondi a testa per. I miei 30 secondi. Hai affermato in un articolo il passato che non passa, e tra le tue liste hai quei soggetti
che hai appena te stesso indicato. Come mai? Che cosa è cambiato? Il passato che non passa è il vostro. È il nostro. Avete amministrato per 4 anni male questa città. Male. E mi meraviglio, Mario, che tu abbia perso la calma. Mi meraviglio davvero. Cioè, assolutamente. Dovevamo fare un confronto civile, fai come dire, lanci accuse infondate. Te che sei un avvocato penalista, abbi infondate. Quindi sono infondate. Quindi Ruotolo non capisce niente quando va in televisione ad accusare un infermiere. Sono infondate. Quindi Ruotolo non capisce niente. Sono infondate. Quindi Ruotolo non capisce rispondi, niente. Rispondi dei tuoi fatti. Abbiamo esaurito rispondi di te, del tuo passato, caro Mario. Del tuo passato. È il tuo passato che non passa. Abbiamo esaurito questo argomento e andiamo avanti, perché poi dal 9 giugno uno dei due avrà l'onore e l'onere di guidare Castellammare di Stabia. Io vi chiedo, perché è un ragionamento che di solito si fa i primi 100 giorni, c'è da fare la giunta, quindi giunta tecnica o giunta politica, e quali sono i provvedimenti che ritenete di poter, ecco, approvare subito per cercare di dare slancio all'azione amministrativa? Parto dall'avvocato Mario D'Apuzzo. I primi 100 giorni sono innanzitutto 100 giorni dedicati alla città e non alla formazione della squadra aggiuntale. Questo è poco ma sicuro, lo dimostra appunto il fatto della coesione della mia coalizione politica, sicuramente. Ma cercheremo sicuramente di offrire come prodotto per Castellammare il massimo delle competenze. Quindi sono i primi 100 giorni dedicati alla città e non a trovare accordi, se si troveranno, probabilmente sarà anche difficile con 14 liste, tra l'altro non mi pare che neanche sono 14, che non si capisce se una è di Torre Annunziato o di Castellammare, questo ancora non ho capito. Onestamente ho difficoltà a comprendere questa cosa, ma comunque. I miei 100 giorni saranno dedicati tutti alla città, alla realizzazione, soprattutto al recupero di quei progetti che sono stati già cantierati ma sospesi dalla Commissione, e quindi sarà data una forte accelerazione da questo punto di vista. Ma soprattutto anche, come facevo riferimento prima, ci saranno interlocuzioni con la Regione Campania, soprattutto in relazione al waterfront, al famoso progetto di mitigazione del rischio inondazione, perché è quello che blocca sia lo sviluppo del waterfront e sia anche la possibilità di poter avere accesso, alle spiagge. Insomma, metteremo mano alla macchina comunale, alla pianta organica, per mantenere quelle promesse e quegli impegni che dobbiamo portare a termine per dare tranquillità e sicurezza alla città. Luigi Vicinanza. Io non mi impiccherei sui 100 giorni, che fu una felice intuizione 30 anni fa di Antonio Bassolino. Adesso i tempi sono cambiati e dunque questa, diciamo, la retorica dei 100 giorni non mi appartiene. Sì, bisogna lavorare sodo, bisogna lavorare tantissimo. Tutte le giunte sono politiche, tutte le giunte, non ci sono giunte tecniche o giunte politiche, tutte le giunte sono politiche. La mia coalizione, che è una coalizione politica fatta su idee, non è un caravanserraglio, come dice il mio competitore. Dall'altra parte ce ne stanno 9, 10, non so manco quante sono, ma anche lì ce ne sono tantissime, non si capisce perché lì ci sarebbe coesione politica e qui invece ci sarebbe divisione. Il mio impegno è di avviare due questioni. La prima, sbloccare la vicenda annosa, ultradecennale, della casa del fascio, una vera vergogna nel cuore della città. La seconda questione, io non voglio fare errore della sinistra. Errore. Mario, vedi, io ho una tale libertà di pensiero che posso ammettere anche gli errori della sinistra. Diciamo. Io vorrei che tu ammettessi che Bobbio ha fatto una schifezza all'acqua della Madonna, una vera schifezza. Dillo, ha fatto una schifezza all'acqua della Madonna e rimpiangiamo ancora quegli chalet. No, dillo. Gli è stata data la possibilità, dillo, di continuare. Perché non parli di Bobbio? Delle esperienze, voi parlate, cioè, dell'esperienza Bobbio. Vedi. Perché non parli, per esempio, della liberazione di tutta la fascia costiera dalle macchine? Perché non parli della sicurezza? Perché la gente non vuole ancora? Ti agiti. Non è un modo di agire. Tra l'altro io ho anche imbarazzo. Il problema è che tu hai necessità di mantenere i toni pagati solo perché non vuoi andare su determinate questioni, non ci puoi andare. Io ho imbarazzo a parlare di un magistrato che non conosce la legge.
che si era candidato, aveva fatto venire qui addirittura il vice premier, si è fotografato con il ministro degli esteri dopo il G7 a Capri e poi scopre che non poteva candidarsi. Ho imbarazzo a parlare. Scusami se l'ho citato. Non puoi introdurre fesserie, perché l'incertezza di Bobbio è dovuta all'incertezza della norma. La norma parla, che è stata cambiata, parla di comuni limitrofi. Il concetto di limitrofo è un concetto ben più ampio. Il risultato abbiamo preferito evitare proprio per non esporre la città. I fatti sono questi. E c'è stata una grande assunzione di responsabilità. I fatti sono questi. Tutto il resto sono chiacchiere. Allora, stavo dicendo... Andiamo a completare la risposta. Ma mi interrompi, Mario? Dai, ti prego. Dovevamo fare una cosa civile. Ti prego. Allora, l'impegno è di sbloccare la casa del fascio. Ci vorrà un tempo, però, trovare, come dire, una soluzione per risolvere il contenzioso tra il comune e la ditta. E l'altro è questo: non voglio fare azzardi, perciò dico non mi impicco ai 100 giorni, ma ho motivo di ritenere, che ne dica il mio competitore, che ci sarà la possibilità di incominciare a farsi dei primi bagni in Santa Pace, sull'Arenile di Castellammare, un mare finalmente restituito agli stabiesi. Abbiamo completato questo confronto tra i due candidati a sindaco di Castellammare di Stabia. Io auguro ad entrambi ovviamente di proseguire al meglio la vostra campagna elettorale. Auguro a Castellammare, alla città di Castellammare, di avere dal 9 giugno un'amministrazione capace di affrontare i tanti problemi che l'attanagliano e di risolverli. Ovviamente la campagna elettorale è lunga, se ci sarà possibilità magari ci rincontreremo con entrambi a Metropolis Quotidiano, che vuole essere una voce forte su questo territorio, lo è da 30 anni e vuole continuare ad essere centrale nel dibattito per quanto riguarda lo sviluppo dei nostri territori. Io ringrazio Luigi Vicinanza e ringrazio Mario D'Abruzzo. Grazie a voi.